A chiarimento comunque la... Bene, qualche domanda. allora il dottor Ayala si può accomodare? Gli altri dichiarazioni? Posso? Prego. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ci dice il suo nome? Giuseppe Ayala, nato a Caltanissetta il 18.5.45, ahimè. Bene, prego, signor Pubblico Ministero. Sì, buongiorno. Buongiorno. No, le volevo fare innanzitutto una domanda di carattere generale. Rispetto alle sue precedenti dichiarazioni, tenuto conto che è capitato qualche volta che poi si è discostato dalle stesse, vorrei capire se adesso, sia pure a distanza di ulteriore tempo, è in grado di fornirci ulteriori dichiarazioni, ulteriori ricordi che siano eventualmente sopravvenuti in merito alle dichiarazioni già rese. Pubblico Ministero, io credo che sin dall'inizio ho fatto una precisazione. Non credo di spe dover spendere molte parole per descrivere qual era il mio stato d'animo in via D'Amelio quel 19 luglio. Cito una cosa per fare capire anche quello che dirò dopo. Io sono arrivato lì, non avevo idea che abitasse lì la madre di Paolo Borsellino, ma insomma questo è anche secondario. Non ho sentito, mi scusi. Oh, scusi, no, no, aspetti, ma lo No, dici? no, 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 per carità. ma ci No. mancherebbe. Tra l'altro io in genere ho una voce Sì, abbastanza... vabbè. Dico, sono arrivato lì tra i primissimi perché abitavo vicino e se non ripeto sempre le stesse cose. E mi ero imbattuto, sono inciampato in un tronco di uomo bruciato, carbonizzato, senza braccia e senza gambe, con la testa. Non sapendo che lì abitava la madre di Paolo Borsellino, mi sono sforzato di riconoscerlo perché ero stato messo in allarme dalla presenza di una macchina blindata. E ho riconosciuto questo mio grande amico, aveva la bocca aperta, dai denti che, davanti che aveva un po' vicini e dal naso aquilino, insomma mi sono reso conto. In quel momento sono uscito, mi sono ritrovato vicino alla macchina blindata, bruciacchiata di Paolo e l'ho sempre detto, io ero presente fisicamente ma con la testa non c'ero. Penso che si possa capire, stravolto. Anche perché non nego che la cosa avrà conferma successivamente, come dirò, il pensiero che mi è venuto, se questi continuano, il Sì. terzo potrei essere io. Preoccupazione condivisa anche dagli organi di sicurezza nazionali, tant'è vero che da subito io ebbi un rafforzamento incredibile alla scorta, mi fu assegnato il volo di Stato. E quando io arrivavo a Punta Raisi trovavo due elicotteri, non uno, due. E decidevo io all'ultimo minuto su quale salire. Quindi quella mia preoccupazione di quel momento evidentemente non era derivante Sì, no, ma da questo. un'emotività mia. In queste condizioni è chiaro che i miei ricordi, anche a distanza di anni, però siccome, insomma, io ho fatto per qualche anno la mia vita al pubblico Sì, ministero, lo sappiamo. anche con una certa dignità, Sì. credo, focalizziamo il problema. La scomparsa dell'agenda rossa. Allora, una precisazione. Io non avevo idea che Paolo Borsellino, no, che potesse possedere un'agenda, l'avevamo tutti, di cosa ci potesse essere scritto. Per una ragione che molti, perché dei colleghi mi hanno suggerito, tu dai per scontato cosa che molti invece non sanno. Paolo Borsellino e io abbiamo avuto un periodo intensissimo di collaborazione, perché io non facevo parte del pool antimafia essendo pubblico ministero, ma ero il pubblico ministero di fiducia. Avranno sbagliato scelta, ma ero io. Tant'è vero che Borsellino una volta scherzando dice abbiamo scelto l'ultimo arrivato perché abbiamo proceduto per ordine alfabetico. Questo era Paolo Borsellino. E nell'86, e quegli anni all'82-86 sono stati gli anni fondamentali che hanno portato al maxi processo. Cioè, vabbè, continuiamo. Una vera svolta nel contrasto giudiziario. Io a gennaio 86 mi trasferisco all'Aula Bunker, non vado più al Palazzo di Giustizia perché cominciava il maxi processo. Nell'86 Borsellino viene nominato procuratore della Repubblica di Marsala. 86. Da quel momento Paolo e io abbiamo sempre lavorato in uffici in città diverse. No, non lo devo lasciare finire. No, perché Perché sono cose quando che ha già Borsellino... detto, solo per questo, Sì? non per... Le chiedo scusa, allora vado Sì. ancora più per sintesi. Quando Paolo torna a Palermo alla Procura della Repubblica, se non ricordo male, dicembre 91 o gennaio 92,
Falcone e io siamo già fuori ruolo a Roma. Io non mettevo piede nel Palazzo dei Veleni, dal quale non mi sembrava vero essere uscito. Quindi non avevo nessun rapporto con Paolo. Io non ho mai frequentato la casa di Paolo Borsellino, per esempio, a differenza di quella di Falcone, dove andavo a cena almeno due volte alla settimana. Quindi il problema è, come potevo sapere, non dico l'esistenza di un'agenda, perché l'agenda ce l'avevamo tutti, ma che ci potessero essere scritte cose che, se è scomparsa, non dovevano essere cose. Non avevo idea di tutto questo. Quindi quando mi ritrovo, adesso voglio fare un esperimento, non è stato mai fatto per fare capire, col cronometro in mano. Dopo questo riconoscimento di cui ho parlato, io esco, mi trovo accanto alla macchina blindata, bruciacchiata di Paolo, nello stato d'animo che ho accennato, ma non trovo neanche gli aggettivi giusti per spiegarlo, e mi trovo con questa borsa, che capisco essere la borsa di Paolo, in mano. Scatta il cronometro. Io ho questa borsa in mano, non so che farne, intanto perché non ho nessun titolo per tenerla, in quanto io in quel momento ero parlamentare. E non so che fare, sono confuso. C'è Felice Cavallaro che mi ripete sempre: vattene dai tuoi figli, vattene dai tuoi figli, perché Palermo è piena della voce, visto il posto dove era stato l'attentato, vicino a casa mia, che l'attentato è stato a tuo danno. Allora io, in uno stato di agitazione che non devo sottolineare, credo, trovo due ufficiali dei carabinieri, certamente in divisa, perché altrimenti come l'avrei riconosciuta, e do la borsa ai carabinieri, cosa che rifarei domani mattina. Perché io dei carabinieri, con la polizia e con la guardia di finanza, ci ho lavorato per anni, è normale, quanti accessi ho fatto sui luoghi di delitto con la guerra di mafia, sì. I reperti si danno alla polizia giudiziaria. Quello era. Questa consegna, mi scusi. Aspetta, non ho finito, perché io do questa consegna a questo ufficiale. C'è accanto Cavallaro, che capisce che sono nel pallone, e insiste: vattene, e io me ne vado. Stacco il cronometro, siamo a un minuto, dal momento in cui ho la borsa in mano, ma forse ho esagerato perché mi scordai a chiuderlo prima. La consegno all'ufficiale dei carabinieri, c'è Cavallaro che mi capisce che sono nel pallone, insiste, vattene, e me ne vado. Quindi il rapporto tra me e la vicenda della borsa che conteneva l'agenda è durato forse meno di un minuto, ma diciamo un minuto. Dopodiché me ne sono andato e non so più nulla. Quando arriva, dopo molto tempo, che il famoso filmato che ritrae un ufficiale dei carabinieri che si porta via la borsa dal teatro, dalla strage, insomma è una conferma che io ai carabinieri l'avevo dato la borsa. Siccome ho sentito dire che qualcuno ce l'ho data a uno vestito in borghese, ma quale borghese? Io l'ho data a un ufficiale dei carabinieri in uniforme, e che l'abbia consegnata ai carabinieri, ripeto, è confermato dal fatto che non era a Scangioli, questo sarei sicuro abbastanza, che dal luogo della strage se la porta via l'ufficiale dei carabinieri. Quindi io un minuto sono stato là, la borsa la prendo, la consegno, Cavallaro insiste, vattene, e me ne vado. Scusi, Cavallaro che ha fatto, non ho capito, se mi consente. Se lei non ha capito è colpa mia, questo, sì, non c'è, sì, dubbio. Dico, lei ha fatto riferimento ad Arcangioli, in che senso? Perché il filmato successivo, che è arrivato successivamente, ritrae, sì, Arcangioli, che so che è stato anche imputato e poi assolto, con la borsa in mano che se la porta via, ufficiale dei carabinieri. Quindi, siccome ho sentito che qualcuno ha detto che l'avevo consegnata a uno in borghese, io rimango allibito da tutto questo. Ora, ecco, la consegna lei dove la effettua esattamente rispetto alla macchina di Paolo, allora, Borsellino? Vediamo, con la voce che faccio sentire. Io sono qui. Non viene registrato. Prende il microfono. A tutto c'è un rimedio. Io sono in piedi, vicinissimo qua alla mia spalla c'è la macchina di Borsellino, la macchina bruciata. Mi ritrovo sta borsa in mano che non so onestamente, comunque non ha importanza, c'ho la borsa in mano, io non c'ho dubbio che l'ho avuta. Non so che fare, vedo davanti a me, più o meno a questa distanza, due ufficiali dei carabinieri, faccio dei passi avanti, ufficiali dei carabinieri, mi incontro e dico: senta, questa penso che sia la borsa del collega, non so se la parola esatta che ho detto, e gliela consegno. Dopodiché c'è Cavallaro accanto a me e mi dice: vattene, vai dai tuoi figli, perché si è sparsa la voce. Infatti, al riscontro di questo corretto suggerimento di Cavallaro, io sono arrivato a casa, due dei miei tre figli erano usciti, erano appena tornati, avevano acceso la televisione, perché gli era arrivata la voce. Io sono entrato e ho detto: oggi papà non lo vedete in televisione, ma lo vedete dal vivo. Vabbè. Tanto per essere chiari.
Ecco, rispetto a quest'ultima vicenda anche personale che ha riferito, dico, non avrebbe potuto tranquillizzare i suoi figli telefonando subito? Ma io manco ce l'avevo il telefonino con me, o manco ci ho pensato di averlo. Cioè, è difficile forse capire lo stato di... Cioè, sto cavallo dice, vai da tuoi figli, vai da tuoi figli, ma andai ai miei figli, non so neanche se avevo il telefonino. In effetti, da alcune immagini della televisione risulta che lei viene inquadrato mentre telefona. Se lo ricorda? Assolutamente no. Quindi non si... Assolutamente dico, no. Dico, il modo più sicuro e più immediato per tranquillizzare i figli è quello di telefonare. E io invece ci sono andato. Ci è andato. Perché non c'è dubbio che questo adesso... Che io me ne sia andato da là per andare dai miei figli, sì, sì, immediatamente dopo, credo che sia fuori discussione. Che ne io sia rimasto... ricorda, mi scusi, no, ma ci mancherebbe. Ne ricorda, visto che da qualche immagine televisiva si vede che lei telefona, a chi ha telefonato in quell'occasione? No, ma io vorrei vedere questa immagine. Io vorrei vedere questa immagine. Faccio fatica a credere che ci sia. No? Un'altra domanda. Lei sapeva che in via D'Amelio abitava la mamma? Non avevo idea. Non avevo idea. Se lei mi chiede, se, notoriamente i miei rapporti con Falcone erano rapporti, diciamo, lui mi, ecco, mi definiva, sì, non sì. Sapevo neanche dove stava la madre di Falcone. Ecco, dovevo... le dico questo perché dall'esame del borsellino Quater, un uomo della sua scorta riferisce, si tratta del... teste Farinella, subito dopo, cioè fa riferimento al momento in cui vi mettete in contatto, subito l'abbiamo avvisato e abbiamo capito, che veniva il fumo di là. Lui, cioè lei, diceva che lì ci abitava la mamma. Del tutto inventato. Cattivo, io voglio essere, non voglio essere offensivo. Io non avevo idea che lì abitasse la madre di Paolo Borsellino. L'ho detto, questa è una delle poche certezze. Poi in altre cose sarò stato inesatto per lo stato d'animo che avevo, quello che si vuole, ma che io non sapevo che lì abitava la madre di Borsellino è una certezza. Devo dire che questo stesso capo scorta, credo che è lui quello che parla della consegna della borsa nome in borghese, mi è venuta una curiosità, forse con la deformazione professionale di vecchio pubblico ministero. Bisognerebbe controllare se questa dichiarazione è fatta prima o dopo l'arrivo del filmato che ritrae un ufficiale dei carabinieri che lo porta via. Perché se è antecedente mi fa pensare a una possibile copertura. Verifichiamo le date. Perché dopo l'arrivo del filmato di Arcangioli, che se la porto via possibile un carabiniere è fuori discussione. Mi scusi dottore, possibile copertura di che cosa? Cioè, mi dicono che c'erano uomini dei servizi segreti, mi dicono che là c'è, io naturalmente, però voglio dire, c'è comunque sospetto, dico il dato di fatto... siccome dice un fatto oggettivamente non vero, anche perché questo carabiniere da una parte, lasciamo perdere Ayala, dall'altra parte Felice Cavallaro, firma storica del Corriere della Sera, che conferma esattamente sì, il fatto. Ma questo è un antefatto. No, la consegna mia non a un uomo in borghese, ma a un ufficiale dei carabinieri. Siamo in due che lo diciamo, voglio, 2-1 calcisticamente parlando. Dico, con riferimento ai carabinieri in divisa che lei ha visto, tenuto conto che lei ha lavorato per lungo tempo a Palermo, è in grado di dirci chi erano? No, assoluta, l'identità, ma non... per me erano due facce nuove, non l'ho mai vista. Avevamo la divisa ufficiale dei carabinieri e per me è un approdo fiduciario, di fiducia, ma per bacco, mettiamo in discussione pure questo. No, io le voglio dire... a prescindere dalla conoscenza personale. No, poteva no, capitare che li conoscessi, ma non mi ricordo. Dico, al di là di questi, insomma, conoscenza di questo personale. Riferimento, riferimenti specifici, non... No, le persone non le conoscevo. Diciamo, è la divisa che qualificava il destinatario della borsa. E per me era sufficiente. Poi 30 secondi dopo me ne sono andato, quello che è successo dopo non ho idea io. Non c'ero. Lei conosce il dottor Nicola Mazzamuto? Non mi viene in mente, no. Chi è? Magistrato? Mazzamuto, un collega, sì, forse sì. Io, voglio dire, sono passati 27 anni alla strage... e 30 anni da quando me sono andato a Palazzo di Giustizia. No, Mazzamuto non mi viene nuovo assolutamente.
Sì. Non lo raffiguro fisicamente, è un collega magistrato. Sì, un collega magistrato. Sì, sì. Dovrebbe essere un collega magistrato. No, dovrebbe, è o non è? No, dico, in un determinato momento sicuramente era magistrato. Ora, onestamente non so dire... Mi riferivo al tempo. Io un collega Mazzamuto, cioè, sì. Vagamente me lo ricordo. Ricorda di averlo visto nella zona della... No, guardi, io ricordo soltanto di aver visto Guido Loforte, con cui ci siamo abbracciati e siamo messi a piangere, poco dopo che avevo riconosciuto la Salma di Paolo. Ho letto che c'era pure Teresi, io Teresi non me lo ricordo. Gioacchino Natolici? Non me lo ricordo. Ho il dubbio che questi qua siano arrivati, perché il problema è, forse non è chiaro, io me ne sono andato subito, io sono arrivato per primo, diciamo. Ma come ho raccontato prima, io poi me ne sono andato, magari questi qua sono arrivati un po' dopo, adesso non glielo so dire. Guido Loforte sicuramente me lo ricordo, anche perché c'è stato questo abbraccio, e poi ricordo che Guido si è rifiutato di andare a vedere. Ecco, io le chiedevo, cioè... No, anche la domanda, non la precisazione. No, scusi, lei dice il dottore Loforte è arrivato dopo che lei ha riconosciuto... Sì, esatto. Sì. Perché nella precedente dichiarazione oppure, lei invece... No, grazie di questa... Vede, a conferma della difficoltà di ricordare, visto il mio stato, io ero sicuro di essermi fatto aiutare da Guido Loforte per riconoscere Borsellino. Esatto. Non ho nessuna difficoltà, prima di venire qui, 2 giorni fa, ho chiamato Guido Loforte. Dico, senti Guido, e lui mi ha detto, no Giuseppe, non ero io, noi ci siamo visti quando tu sei uscito, dopo evidentemente averlo riconosciuto, ci siamo abbracciati, ci siamo baciati, quindi questa è una correzione... Che conferma il fatto che io non mi ricordo. Giusto per far capire al tribunale, perché ovviamente avendo acquisito le dichiarazioni fa un po' più fatica di noi che le conosciamo. Cioè nella precedente dichiarazione, tanto in fase indagine quanto anche nel Borsellino Quater, lei aveva dichiarato di, come dire, essersi fatto aiutare nel riconoscimento del dottore Borsellino anche dal dottore Loforte insieme. Invece Loforte l'ho chiamato per essere sicuro, appunto per eventuali correzioni e Guido mi ha detto, no, io sono arrivato poco dopo, tu però eri già uscito, evidentemente, dopo averlo riconosciuto, ci siamo abbracciati, Giuseppe, non ricordo benissimo, si è messo a piangere, e io poi non ho potuto neanche vedere. Qui lo potete chiamare Guido Loforte. Io ricordavo invece, ricordavo male, ma c'è niente da fare in quei momenti, come si fa a distanza? Oh, oggi sono 27 anni dal fatto. Su questo tema, visto che, c'è stata questa puntualizzazione, lei sa, ho avuto modo anche in virtù di questo colloquio che ho avuto il dottor Loforte di focalizzare se il dottor Loforte possa aver assistito alla consegna della, visto che eravate tutti là e poi lei descrive che la situazione fu quasi contestuale, se il dottor Loforte possa aver assistito alla consegna della borsa. Ma sulla consegna mia nelle mani degli ufficiali dei carabinieri non ci possono essere è una questione di dubbi, dottor Ayala. Se poi c'è Loforte, io non me lo posso ricordare. Come faccio? Roba di 30 secondi, 35 secondi, in quello stato d'animo, poi me ne scappo e me ne vado, che mi devo ricordare chi c'è. Il senso della domanda è, visto che lei si è confrontato col dottor Loforte su quello che era accaduto lì, se in questo confronto uscito fuori che il dottor Loforte le ha detto, ma guarda, anche io ho assistito alla consegna della borsa. Io ho chiesto soltanto a Guido se era lui quello che era accanto, perché c'è uno da cui mi sono fatto aiutare, c'è stato, ma chi è, non me lo ricordo. Pensavo fosse Guido Loforte. Guido mi ha detto, no Peppino, io sono arrivato un attimo dopo e tu eri già uscito da dove c'era il cadavere di Paolo, e quindi anche questo era un ricordo inesatto, ma insomma, vabbè, comunque. Mi scusi, sulla collaborazione con la sua scorta di quel tale Campesi, ecco, è in grado... di aggiungere qualche cosa? No, oppure... ho già detto tutto, è rimasto un mistero per me, perché mi fu accreditato dai carabinieri anche, vennero a casa mia, ci fu una riunione, tra l'altro questo qui ci prese tutti per fondelli, diciamo, perché era bravissimo, sembrava uno super, allora pensavo che mi aveva dato da Roma, perché lui si fece incontrare da me sotto palazzo, scusate. Comunque il personaggio, poi si è capito che personaggio era, no, il guaio è che poteva essere di ben altra levatura, poi si è capito che era un personaggio, lasciamo perdere.
Ora, con riferimento agli ufficiali dei carabinieri presenti, io le faccio dei nomi. Lei ha detto poc'anzi che c'erano dei carabinieri presenti. Io le ho fatto un'altra domanda: se lei queste persone, in considerazione anche della sua precedente attività al Palazzo di Giustizia, li conosceva, e mi ha detto no, personalmente no. Non so che grado avesse in quel momento il maggiore Borghini, lei lo... colonnello. Non mi dice niente. Non le dice niente. Non mi dice niente. Il colonnello Colavito le dice qualcosa? No. Il maggiore Finelli? Poi magari lo conosco, ma il nome non mi dice niente. Un ufficiale del ROS, Adinolfi? No, i nomi non mi dicono niente, sono, ripeto, poi magari se li vedessi forse qualcuno potrebbe anche riconoscere, ma non, cioè, non capisco il problema, l'ho detto. Il problema, mi scusi, dottore, è nostro, stiamo cercando di ricostruire un episodio, quindi sì. Il problema è cercare di mettere assieme sì, però, diversi scusi, elementi. Mi scusi se insisto, sì. Se io mi trovo questa borsa, la consegno a questo ufficiale carabinieri che non sapevo chi fosse, solo l'uniforme, sì. E me ne vado. Che sto a guardare, sì. Chi c'è? Non lo, sì, non lo so. Le voglio dire, dove era quello lì accanto a me? Dov'era? Dottore, non mi scusi, so. Non voglio essere polemico. No, nella ricostruzione della verità bisogna tener conto di tutte le versioni. Altro. Siccome una delle versioni dice che è stato lei a invitare ad aprire la borsa perché sapeva che ci doveva essere l'agenda, quindi siamo, si rende conto. No, siamo nella. Cioè, sì, è come il terrapiattismo. Sì, sì, sì. Non lo dico. Questo è terrapiattismo. E mi assumo la responsabilità di quello che dico. Lei può assumersi e si assume tutte le responsabilità, deve consentire però all'ufficio del pubblico ministero di fare il suo. L'ho fatto quel mestiere, lo conosco, e avrei fatto esattamente quello che sta facendo lei, sia chiaro. Quindi nessuna voglia di fare le domande al pubblico ministero, semplicemente di cercare alla fine un come dire, un collegamento. Va bene, allo Stato no. Non so se posso aggiungere qualche cosa, perché approfittiamo di questa circostanza. Non c'è dubbio che io rilevo, come dire, una doverosa, ci mancherebbe altro, ma insomma non so neanche quante volte sono stato sentito su questa vicenda. Ora, per carità, l'essere una certa persona anziché un'altra conta, ma insomma... l'avanzare dubbi come viene fatto da anni con una forma ossessiva nei miei confronti, prima dal fratello di Paolo e successivamente adesso da una nuova figlia che prima non aveva mai parlato, è una cosa che, a parte che mi crea un grande ovviamente disagio, perché uno non sa che fare, voglio approfittare di questa occasione per dire che questa ossessione si è risolta in una vicenda estremamente grave. Io non frequento i social, come qualcuno mi suggerisce. Al precedente processo Borsellino 4, credo, è stato ascoltato un collaboratore di giustizia, che si chiama Gaspare Mutolo. Questo Gaspare Mutolo non aveva mai parlato del sottoscritto di più di 20 anni di collaborazione. Poco tempo prima di questa sua deposizione davanti alla Corte, rilascia un'intervista che mi viene segnalata sul Fatto Quotidiano, ma non so se è comparsa anche su un altro giornale, ma poco importa, in cui improvvisamente dice, formula un'accusa molto pesante nei miei confronti, cioè avrei agevolato, diciamo, al maxi processo un importantissimo mafioso, Gambino Giacomo Giuseppe, suo capofamiglia, che aveva commesso più di 50 omicidi, quindi uno tremendissimo, e avevo chiesto solo 10 anni. Io leggo, mi viene segnalata questa cosa dai giornalisti che mi chiamano, guarda, non ho idea, non avevo dubbi, però sono andato al computer, dove alla voce maxi processo si può fare anche ora. C'è uno schema, richiesta del pubblico ministero, condanna di primo grado, secondo grado e Cassazione. E scopro, così per sicurezza mia, ripeto, il dubbio non l'avevo, che io avevo chiesto non 10 anni, ma 18 anni.
E non potevo chiedere di più perché non aveva contestato nessun omicidio, chissà quanti ne aveva commesso, forse è vero, ma nel processo non c'era neanche un omicidio. La Corte di primo grado accoglie la mia richiesta e lo condanna a 18 anni. In appello viene ridotta la pena a 16 e la Cassazione conferma 16 anni. Quando Mutolo compare al dibattimento, l'avvocato di Salvatore Borsellino qui presente gli pone le domande esattamente riferenti all'intervista che Mutolo conferma. Con ciò determina che Mutolo è imputato di calunnia davanti al Tribunale di Roma e io mi chiedo, vista questa ossessione che dura da anni, ma dico, il bisogno di andare a controllare al computer prima di porre questa domanda si è avvertito o no? Anche per correttezza giudiziaria, perché con i collaboratori di giustizia bisogna, chi ha interesse all'affermazione della giustizia, stare attenti, perché poi se questo verrà come verrà condannato per calunnia perché ha smentito la prova documentali, in qualunque altro processo i difensori legittimamente diranno ma che stiamo a ascoltare, questo è stato condannato per calunnia. Quindi è una doverosa verifica che va fatta. Se poi la verifica è stata fatta e la domanda è stata posta lo stesso, sapendo quale sarebbe stata la risposta, questa è roba. Questo per chiarire l'atmosfera che si è creata anche da parte, e quando la figlia di Paolo recentemente dice io vorrei chiedere ad Ayala le sue inesattezze, cioè, perché non me ne viene a chiedere? Vabbè, comunque stiamo andando. No, va a parlare con gli assassini di suo padre in carcere e non viene a chiedere a me chiarimenti. Il senso è che forse lì era importante la domanda. Ritorniamo alla risposta. Presidente, scusi, ritorniamo all'albero processuale. Siamo un po' fuori tema. Fuori tema, diciamo. Fuori tema, sono d'accordo. Lo rilevo anch'io, sono il difensore. Comunque l'importante è che l'abbiamo. Sì, ma se siamo fuori tema non continuiamo sul tema, quindi andiamo alle domande delle parti civili, se ci sono. Io ho finito. Prego. Ecco. E mi auguro di avere risposte genuine. Avvocato Fabio Repici, difensore di Salvatore Borsellino. Dottor Ayala, un primo chiarimento al Tribunale. Lei ha dichiarato poco fa... Sono certo di aver avuto, mi sono trovato la borsa di Paolo Borsellino in mano. Sì. Com'è arrivata nella sua mano? L'ho detto, io non mi ricordo come è arrivata. Che ce l'ho avuta in mano è sicuro, ma non mi ricordo come è arrivata. Quindi lei non sa se l'ha presa lei in macchina, se l'ha presa qualcuno e gliel'ha data? Avvocato, lo ripeto, io confermo che quella borsa è arrivata nella mia mano. Confermo che l'ho consegnato ufficiale dei carabinieri, visto il momento non mi ricordo come è arrivata nella mia mano. Sarà una colpa gravissima di cui risponderò davanti a Dio. Prego? Quindi, a proposito di attaccamento alla verità, lei non se lo ricorda come l'ha avuta quella borsa? Se non me lo ricordo, che cosa vuole? Lei si ricorda se la vide sulla macchina? Ci metto un forse davanti. Forse sì, ma onestamente non sono sicuro. Quando lei osservò la macchina dalla quale era sceso Paolo Borsellino, lei si trovava in compagnia di qualcuno? Cioè la guardò insieme a qualcuno? Oppure è un'azione che compì in solitudine? Per quel che è il suo ricordo. No, non so se era già arrivato Cavallaro o meno. Perché il primo che arrivò vicino a me, diciamo, è Cavallaro. Non so, ma è stato un avvocato, parliamoci chiaro. Non è che sono stato lì a ispezionare la macchina. Se sguardo è stato uno sguardo di passaggio. A me che mi fregava la macchina. Non ho capito la domanda. Lei non avrà capito la domanda, però lei guarda la macchina. Siccome passo per persone intelligenti, quando non capisco è un segnale d'allarme. Lei guarda la macchina e poi si trova la borsa in mano. Questi sono due dati che dà lei. Non è che se li inventa qualcuno. Non mi sembrano proprio minimi quanto a importanza. Opinione. Come le sembrano poi ne parleremo. Cioè, opinione rispettabilissima, rispettabilissima. Quindi, andiamo alle domande sui fatti. Benissimo. Felice Cavallaro, lei dice è uno dei primi che è arrivato? No, lo dico io, lo dice Cavallaro. Sì, ma quello che dice Cavallaro. Certo che lo dico io, è arrivato. Ma che a me domanda. Interessa la sua versione, lei lo vede lì, è uno dei primi che è arrivato? Sì. Sì. Lei ha detto di aver visto ripetutamente le immagini con il capitano Arcangioli, con la borsa. No, ripetutamente, l'ho vista una volta. Ah, l'ha vista. E mi è bastata. In quelle immagini lei si è visto? Ma quando mai? Ma manco per idea, io me ne ero andato chissà quanto prima.
Ma vuole scherzare, lei non segue bene gli atti del processo. Vabbè, io me ne ero andato subito dopo la consegna della borsa. Non facciamo commenti, ma che domanda non servono. Ma che domanda è? Fuori dal mondo. Vabbè, lei, ma che domanda è? Dottore. Lei ascolti le domande e risponde. Del resto è un testimone. Ma non capisco niente, avvocato. Io ho avuto confronti tutta la vita con avvocati su piani di conoscenza professionale. E appunto per questo. Ben diversa da questa. Dottore Ayala, non ho alcun dubbio. Bravo. E ci arriveremo su Giacomo Giuseppe Gambino. Ah, bene, questa mi interessa. Bene. Ah, però dopo, quando voglio io. Sì, magari se considerate che c'è un tribunale che ascolta, che magari le vostre cose, diciamo, pregresse. No, sono cose sue. Siccome nostre. vedo che vi intendete su cose per cui il tribunale non perché sa nulla. Perché io conosco gli atti. Benissimo. E allora cerchi magari di... Li conosciamo anche noi. Gli unici purtroppo siamo noi. Pregherei il collega di rimanere nell'ambito processuale. Anche perché il tribunale non è in grado di... No, ma facciamolo altrimenti... parlare di Gambino Giacomo Giuseppe, facciamolo domanda, parlare. Io ho fatto una domanda al di questa vergogna, benissimo. Facciamolo parlare. Io benissimo. Ho fatto una domanda al testimone e ho chiesto, Felice Cavallaro è stato uno dei primi ad arrivare? È una domanda che un testimone oculare e auricolare è in grado. Ha risposto. Sì? La risposta è ma quante volte lo vuole detto il zio avvocato? Le arriva la mia voce? Va bene, voce. Ha detto sì. Quando Felice Cavallaro arriva, lei lo vede arrivare da lei? Viene da me Cavallaro. Benissimo. Si ricorda cos'è la prima cosa che le dice? Giuseppe, meno male, sei vivo, perché Palermo è piena della voce che l'attentato hanno fatto a te. Benissimo. Vai subito le tue. Benissimo. Allora. Questo è e chiedo che Cavallaro lo riferisca pure, non lo so. Sì, vabbè, Cavallaro è... Vabbè, stiamo parlando non di uno, stiamo parlando di un giornalista fermato, una persona seria. Di un suo amico. Che va trattata... La domanda è questa, lei quando è arrivato a Via D'Amelio, da dove era partito? Dal Marbella Residence. Al Marbella Residence lei si trovava da solo o in compagnia di qualcuno? Presidente, mi perdoni, no, siccome noi abbiamo prestato il consenso per l'acquisizione degli atti e... Il pubblico ministero ha fatto delle domande a chiarimento e tra queste domande non vi era questa fase perché si è incentrato su alcune specifiche situazioni. Credo che il collega debba rimanere nell'ambito delle domande a chiarimento fatte dal pubblico ministero, se no non avrebbe fatto questo tipo di precisazione. Se no riapriamo l'esame. Presidente, questa opposizione nell'interesse di quale imputato è fatta? Nell'interesse dei miei assistenti. No, le domande nell'interesse di quale parte sono fatte? Della perché parte civile Salvatore. I capi di imputazione di questo processo con questo. Le domande a chiarimento su. Prego. L'ho fatta. Lei in qual è? La può ripetere? Sì, lei in compagnia. Allora, lei si trovava al Residence Marbella da solo o in compagnia di qualcuno? Ma c'era mia moglie che era scesa però prima del momento in cui ho visto quel fumo. Quindi era scesa prima dell'attentato? Sì, credo che il botto, perché l'abbiamo sentito, il botto era in coincidenza proprio, infatti mi sono affacciato per vedere se mia moglie aveva preso la macchina. Sì, però il botto è enorme, ma siccome c'è un palazzo a 10 piani davanti, non si capiva bene cos'era. Dopo un po' sono tornato alla fine al balcone e ho visto questa enorme nuvola nera che superava 10 piani. Allora lì ho capito che doveva essere successo qualcosa di grave. E sono sceso e con la scorta siamo andati. Quando avviene il botto e quindi prima dell'elevarsi della colonna di fumo, lei ha un momento in cui si vede anche a distanza con sua moglie? Mia moglie era giù in macchina, stava salendo in macchina, forse ci siamo scambiati uno sguardo, adesso ma non vedo la rilevanza. Vabbè, questo è il testimone, di solito non giudica la rilevanza, questo lo dovrebbe sapere meglio. Io ho la deformazione professionale, chiedo scusa Presidente. Rientri nel suo ruolo di testimone. La deformazione da cui non si guarisce, le chiedo scusa. E quindi, sì. Che? Cioè, lei e sua moglie vi vedete... Forse ci hanno scambiato uno sguardo, ma non lo so. Lei ha elementi di fatto per poter dire che sua moglie ebbe certezza che lei era al Residence Marbella quando c'era stata l'esplosione in Via D'Amelio? Presidente, ripeto, c'è opposizione perché stiamo parlando nuovamente di circostanze che non sono state
su questo punto affrontate dal pubblico ministero. Sono state affrontate, mi perdoni, durante il processo quater, per il è suo testimone, e quando lei vorrà fare l'esame farà l'esame. Intanto faccio il contrario. Cioè lo richiamerò io, va bene, se questa è la volontà. Se sono circostanze relative al verbale che è stato acquisito, certo. A chiarimento possono essere certo. Fatte domande. Non opponiamoci a ogni domanda su questo punto, perché altrimenti... Sono 2 ore di esame. E che ci possiamo fare? Prego, non daremo il consenso di acquisire altro, Presidente, io... perché... È vero che è stato acquisito un verbale, ma un verbale di un processo che è un altro capo di imputazione, comunque in parte diversa, riguardava soggetti diversi, e in questo processo non ha nessuna attinenza. Se dobbiamo fare questa è un'altra questione, ma il verbale è stato acquisito, quindi su quel... Allora, scusi, però, sulle su circostanze questo... del verbale dobbiamo consentire alle parti di fare le domande. Presidente, le chiedo scusa, però non voglio fare sottolineature. Se ha attinenza o meno rispetto ai capi di imputazione di un processo... Giusto per essere chiari, non lo dice il pubblico ministero, lo dice una sentenza, benché allo stato in primo grado di giudizio. Quindi per favore asteniamoci da questi commenti, perché sennò dovremmo quindi spiegare tante cose. Ritorniamo sulle circostanze del verbale e sulle relative domande, quindi, cosiddette a chiarimento. Sì. Lei quindi è in grado di confermare al Tribunale che al momento del... esplosione dell'ascolto del botto, sua moglie ebbe consapevolezza che lei non era rimasto vittima di questo attentato, giusto? Questo è matematico. Ha visto non che avevo ci capito la domanda. Questo era il senso. Benissimo. Ah, questo è matematico. Ma ha visto che ci arriviamo. Il problema è i figli, no? A me non mi ha mai parlato di mia moglie. Io non le ho chiesto dei figli. Ah, ci hanno capito. Domanda. Lei sa se Felice Cavallaro, prima di arrivare in via D'Amelio, aveva sentito al telefono sua moglie dopo l'esplosione? Io questo, ovviamente, in via D'Amelio di tutto mi sono preoccupato, tranne che di farmi raccontare da Cavallaro. Quindi. Però, se non ricordo male, è stata sentita mia moglie nel processo. E quindi lei ne sa più di me. Sentiamo mia moglie, vediamo se... Ma io l'ho chiesto a lei. Ma che ne so, io, secondo lei, in quel momento, la Cavallaro mi faccio dire, ti telefono mia moglie. Ma vabbè, ma lei scusi. Dove ma scusi, ma lei, scusi, però, lei al dottore... Ma lei, scusi, avantieri al lei, dottore Loforte, no, ha telefonato lei, con l'impeto. Ascolti, poi. Lei sa benissimo che il testimone non può rivolgersi così alle parti. Le viene fatta una domanda, forse non è una domanda offensiva, almeno. No, non è offensiva, è una valutazione molto personale. Insomma, diciamo che... È la valutazione del Tribunale. Quindi, lei è qui in veste di testimone. Capisco che è disagevole, non è una cosa piacevole parlare di questi fatti, anche a distanza di tanti anni. Però lei deve accettare, deve accettare di svolgere il suo ruolo di testimone, che fra l'altro è nobile, non vedo nessuna... No, vede, c'è un problema, vede. Siccome ognuno di noi si porta dietro, io anche in considerazione degli anni che ho, una lunga esperienza, tutta questa obiettiva, diciamo, come dire, sospettosità sulla genuinità della mia... è un'offesa alla memoria di molte persone. Ma se lei è testimone, per definizione... È un'offesa alla memoria, perché allora... Non è sospetto. Nino Caponnetto, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, che hanno fatto e hanno detto su di me... Vabbè, no, erano degli sprovveduti che non capivano che c'aveva una serpe in seno, ma si rende conto. Allora, o sospendiamo... E i colleghi superstiti... O sospendiamo e un attimo... Io rientriamo. Scusa, Presidente, ma non... Perché non possiamo andare avanti così, lei si rende conto? Va bene, per la mia parte cercherò di non creare più problemi. Facciamo una sospensione di 10 minuti, così ognuno, diciamo, rientra per nel sigaretta, suo... per sigaretta. Ognuno rientri nel suo ruolo e non saranno più ovviamente consentiti modalità diverse. Beh, riprendiamo. Sì, Presidente. Grazie. Avvocato Redici. Posso? Prego. Allora, dottor Ayala, lei ha saputo nell'immediatezza o anche in epoca successiva se prima
che Felice Cavallaro arrivasse in via D'Amelio, Felice Cavallaro, dopo l'esplosione, aveva sentito telefonicamente sua moglie. Credo di sì. Scusa, perché la pausa può essere stata utile, Presidente, la sua saggezza. Io spero che sia. Siccome sono stati acquisiti i miei verbali, ho già risposto a questa domanda. Perché riproporla? Il Pubblico Ministero correttamente mi ha chiesto se avevo delle precisazioni da fare, l'ho fatta. Io secondo lei non sono corretto stato... invece. Però magari ce l'ho una mia correttezza e lei non la riesce a cogliere. Non mi riferivo, perché l'avvocato non interpreti mai il mio pensiero, assolutamente non mi riferivo alla sua non correttezza, ci mancherebbe altro. Mi riferivo alla, come dire, alla praticità della cosa. Siccome i verbali sono stati acquisiti, mi fa domande. Ma c'è una certa praticità, perché lei dice oggi che Felice Cavallaro arrivò lì, ah, meno male, sei vivo. Sì. Ma se già aveva saputo da sua moglie che lei era vivo, non sarebbe stata questa la cosa più normale da dire quando l'aveva vista? Qual è la domanda? Non l'ho capito, qual è la domanda? No, Presidente, me l'ha fatta il testimone la domanda. No, e lei non deve rispondere alle domande. Ah, benissimo, allora spieghi lei al testimone di non fare domande. Ho tentato già di dirglielo. Sì, ha tentato. Aveva già provveduto. Benissimo. Conferma quindi che Felice Cavallaro la prima cosa che avvocato disse... io non so, la chiarezza nel mio linguaggio mi è stata sì, magari proprio... evitiamo di ripeterlo. No, se il problema è che Cavallaro mi dice che non lui, tutta Palermo sa, non lui, tutta Palermo sa, quindi vai dai tuoi figli perché probabilmente anche allora arriverà questa voce. Cavallaro sapeva che ero vivo. Elementare. Bene, andiamo alla prossima domanda. Non è che Cavallaro ha chiamato a tutta Palermo per dire guardate che l'attentato non è stato battaglia. Cavallaro mi dice guarda che tutta Palermo è piena di questa voce. Non vorrei che arrivasse ai tuoi figli, ma ai tuoi figli. Va bene. Rispetto a quando lei incontra la persona che aveva pensato potesse essere il dottor Loforte, ma a seguito della telefonata ha appreso non essere il dottor Loforte, rispetto a quel momento Felice Cavallaro arriva in un momento successivo? Sì, Cavallaro, io vado, sì, questo sono sicurissimo, io sono arrivato, quello che ho visto non lo descrivo perché lo potete immaginare, qualcuno parlava di Beirut, io non sono mai stato a Beirut, ma insomma, e cerco di capire che cosa è successo, questo l'ho già detto ma lo ripeto, quando vedo che la macchina è blindata, perché non sapevo che lì abitava la madre di Paolo Borsellino, entro in allarme, entro e inciampo in questo tronco bruciato di uomo. Ho già raccontato, un chino, cerco di... dopodiché esco, quando esco arriva Cavallaro. Incontro Cavallaro, insomma. Sì, va bene. E ora le chiedo una precisazione. Cavallaro arriva prima o dopo che lei si ritrova la borsa di Paolo Borsellino? No, prima sicuramente. La borsa arriva quando c'è Cavallaro già accanto a me, sicuro. Ah. E Cavallaro assiste a tutta la scena. Cavallaro, che lei ricordi, ebbe in mano, si trovò in mano la borsa? No. Io insisto perché, comprensibilmente, dilatare molto il tempo, nella realtà dei fatti sono stati secondi, l'ho detto poco fa, borsa, consegna e me ne vado. Tutto qui. È chiaro nel suo ricordo di oggi che lei consegna a ufficiali in divisa, e questo è pacifico, e se non ho capito male carabinieri, giusto? Sì. Perfetto. E quindi non quell'Arcangioli che lei, la cui immagine lei ha visto, perché non ha la divisa, giusto? È giusto? Domanda contiene la risposta. Benissimo, quindi conferma. Le chiedo, lei ha ricordo di essersi trovato vicino ad Arcangioli, cioè all'uomo con quella fisionomia e quella... Assolutamente quella no, magari ci sarà stato, io non me lo ricordo. Dottor Mazzamuto, all'epoca era magistrato al Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Sì, me lo ricordo, è un collega alto, credo. Esatto, un po' di noccolato, fratello professore, sì. Poi al CSM, personaggio noto, diciamo. Sì, ho avuto un momento prima, ma ora me lo ricordo, sì. Benissimo.
Non ci ho mai avuto grandi rapporti perché lavoravo in uffici diversi, ma questo è un dettaglio secondario. Lei si ricorda se lo vide in via D'Amelio? No, assolutamente no. Riesce a ricordarsi ora se all'epoca lei lo conoscesse? No, sicuramente lo conosceva. Sicuramente lo conosceva. E sia, voglio dire, no. Allora mi faccia rispondere, lei mi fa la domanda, mi faccia rispondere. Giusto. Dico, lo conoscevo, non era uno dei colleghi con cui avevo grandi rapporti perché lui lavorava in un ufficio diverso dal mio. Poi il lavoro, diciamo, nostro era un lavoro molto particolare, per cui non è che frequenta. Io, se fosse stato componente di un collegio del tribunale o un magistrato di corte d'assise, l'avrei ricordato di maniera più chiara, perché il pubblico ministero lo faceva in tribunale e in corte d'assise. Mazzacuto non me lo ricordo come giudice di tribunale o di corte d'assise. Lo conoscevo, sì, più giovane di me, tra l'altro, collega più giovane. Bene, lei dice, arrivo e vedo la blindata, anzi, dopo aver visto il tronco di cadavere. No, la blindata la vedo prima. Poi però ci si imbatte dopo, no? Ma No, allora ho capito male io la sua dichiarazione. Ma ci mancherebbe, può capitare a tutti, capito male. Ma si può anche integrare. Esatto. Io arrivo e vedo quello che vedo e noto questa macchina blindata, bruciacchiata, che mi fa collegare al fatto che non era una bombola che era esplosa in un appartamento, insomma, tanto per capirci. Vado, perché il punto più forte dell'esplosione si capiva che era lì, il cancello d'ingresso, dopodiché inciampo in questa cosa che, insomma, che poi riconosco per il cadavere di Paolo Borsellino. E dopodiché riesco, nello stato d'animo che ho cercato di spiegare, forse con scarso successo, ma è un limite mio, e mi ritrovo materialmente davanti alla macchina, perché la macchina è lì. Va bene. Le chiedo, ma lei ha visto una sola macchina blindata in via D'Amelio? Credo ce ne fosse una più avanti. Più avanti? Rispetto a quella di Paolo. Tenendo alle spalle via Autonomia Siciliana? Sì, credo di sì. Ce n'è una, adesso non so esattamente dove, ma insomma... Quella che più ha attirato la mia attenzione era quella proprio davanti al cancello della... Sì, poi forse ce n'era un'altra. Lei quella macchina la riconobbe in qualche modo particolare, oppure è l'unica macchina rispetto alla quale lei si... No, questo credo di averlo già detto, perché queste croma, io sono stato, ho fatto vita blindata per 20 anni, quindi è un problema che mi riguarda, avevo mandato in procura, quando ancora c'ero io ho lasciato la procura di Palermo, come dicevo prima, nell'estate del 91, per andare a fare il consulente alla Commissione Antimafia a Roma. Qualche tempo prima c'erano state date delle croma blindate che avevano una caratteristica particolare. In genere quelle macchine blindate allora avevano l'antenna radio sul tetto. Queste, non mi ricordo se erano due o tre, non me lo ricordo, che furono assegnate alla procura, avevano l'antenna sullo sportello del portabagagli. Ed erano le uniche, quindi era procura della Repubblica. Ecco perché in quel momento ancora di più il mio stato d'animo montò. Ok. Senta, al 19 luglio 1992, quando era stata l'ultima volta che aveva visto o sentito Paolo Borsellino? Ho già raccontato, ma lo ripeto, non c'è problema. Ripeto, quando Paolo arrivò alla procura, tornò a Palermo, Falcone... Lei era in commissione antimafia. Eravamo fuori, quindi non lo vedevo. Dopo il 23 maggio 92, penso nel mese di giugno, io mantenevo dei rapporti telefonici con Nino Caponnetto, che li mantenevo ovviamente anche con Paolo Borsellino. E un giorno ho ricevuto una telefonata, mentre parlavo con Caponnetto, in cui mi ha detto, ma tu per il weekend, perché io stavo, un momento, nel frattempo io ero stato candidato alla Camera dei Deputati, ma no, questo è un particolare che credo possa essere riferito, e si votava, se non ricordo male, il 5 e 6 aprile del 92, e il 28 marzo del 92, caso unico,
che io sappia, nella storia della politica italiana, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino parteciparono a un'iniziativa elettorale a favore del candidato Ayala. Lo cito perché la famosa fotografia che li ritrae assieme sorridenti, l'uno accanto all'altro, che è diventata, secondo me, giustamente la fotografia simbolo, è una fotografia tagliata, perché poi a seguire c'è anche il sottoscritto. E credo che questo sia significativo anche per, voglio dire, sottolineare il tipo di rapporto che c'era con Falcone, è notorissimo, ma anche con Paolo Borsellino, anche se da anni lavoravano insieme, perché Borsellino, come tutti sanno, né lui ne faceva mistero, diciamo che aveva idee politiche molto diverse dalle mie. Io ero capolista del Partito Repubblicano, lui era monarchico, lo rivendicava e votava a fiamma tricolore. Ciò malgrado ritenne di partecipare a quella iniziativa elettorale a mio favore, il che non è un attestato di amicizia, è molto di più, perché fu avvertito che rischiava il procedimento disciplinare. Io credo non sia mai successo in Italia che un procuratore della Repubblica aggiunto, cioè il numero due di una procura importante come quella di Palermo, partecipa a un'iniziativa elettorale a favore, sia pur magistrato, a favore di un candidato alla Camera dei Deputati. Questi erano i rapporti tra me e Borsellino. Quella fu l'ultima volta che lo incontrò? No. Io quindi me ne vado. No, questo era per spiegare il fatto che perché Caponnetto mi disse: ma tu per il weekend torni a Palermo? Perché io ero in Parlamento. E lui disse sì. Questo no. Dopo la strage di Capaci? No, dopo Capaci, certo. Nel mese di giugno, ho detto prima. Nel mese di giugno, stesso giorno. E io disse: certo, senti, fammi un favore, se hai tempo vai a trovare Paolo, perché lo sento, non mi piace. E io, tornando per un weekend, una mattina andai a Palazzo, l'unica. Sfido chiunque a dirmi che mi ha visto un'altra volta. Da quando avevo lasciato quell'ufficio, solo per amore di Paolo Borsellino e di Nino Caponnetto ci ho rimesso piede. Perché l'ultimo periodo della gestione, a proposito, l'ultimo periodo della gestione è già manco, per noi era stata una cosa. E nel giugno del 92, dopo la morte di Giovanni Falcone, fui invitato, questo mi pare un particolare interessante per una consapevolezza migliore di chi è il sottoscritto, da Fernanda Contri, che era un ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura, nostra amica, aveva sostenuto Falcone nelle famose vicende del CSM, a Genova. E in quell'occasione, quando si parlava, siccome c'era stata la polemica che Falcone si era venduto ai socialisti perché aveva accettato l'incarico al Ministero, io dissi: guardate che Giovanni Falcone in ufficio non era messo in condizione di lavorare. Una volta mi disse una frase che non è molto elegante, ma la ripeto: io in ufficio da solo posso andare solo a fare la pipì. E, cosa sorprendente, mi fece vedere in più occasioni che annotava nel suo computer tutti gli episodi facenti capo soprattutto al capo dell'ufficio, da cui si desumeva chiaramente il suo isolamento. In questa vicenda di Genova, quando io dico: ma quale venduta ai socialisti? Giovanni se ne è dovuto andare perché là non poteva lavorare più. Come si scoprirà? Dal suo computer, perché lui annotava. Questa mia dichiarazione fu confermata da Paolo Borsellino e da Leonardo Guarnotta, che dichiararono, se non ricordo male, al Messaggero. È vero, Ayala ha detto la verità, perché una volta c'eravamo pure noi e Falcone ci ha detto questo. A proposito dell'agenda elettronica di Giovanni Falcone, giusto? Bene, quello che si è scoperto dopo è che quell'agenda era stata cancellata. Nessuno saprebbe che era stata cancellata se io non avessi detto quello che c'era scritto. Non so se sono stato chiaro, perché di quell'agenda ero a conoscenza. Allora, quindi lei incontra Paolo Borsellino al Palazzo di Giustizia una volta a giugno. Una volta sola, naturalmente è inutile che vi descrivo l'incontro perché era molto emotivo. Eravate solo voi due o c'era qualcuno? Sono noi due, molto, molto emotivo, con la famosa frase che ho riferito più volte perché forse è uno dei pochi atti di così che un po' non mi perdono. Lui mi disse: io ci si guarda, che ha detto Nino che lavori troppo, che non fai altro che lavorare, poi darti una calmata, che abbiamo preso la botta che abbiamo preso. Lui mi disse: Giuseppe, io non posso lavorare meno perché mi resta poco tempo. E io feci finta di non capire, ci siamo rimessi a piangere, non ho nessuna difficoltà a dirlo, dopodiché ho girato i tacchi e me ne sono andato. L'unica volta che ho messo piede al Palazzo di Giustizia di Palermo, dopo benissimo, l'estate del 91, adesso il mese esatto in cui mi andai a Roma, non lo so. In una data che non possiamo esattamente individuare, ma più o meno nel mese di giugno, giusto? Collochiamo tra le due stragi, avvocato. Va bene. Ma penso giugno. Le chiedo, dopo questo incontro,
Lei sentì telefonicamente Paolo Borsellino? No, mai sentito. Bene. Ho capito bene che lei fino al 91 era stato in servizio in procura a Palermo? Sì. La voglio stupire, questa volta sarò preciso. Sono arrivato alla procura di Palermo nel settembre 91 e ci sono rimasto, credo, fino al settembre dell'81. Cioè, questo era e meno male che dovesse essere preciso. A settembre 81 e ci sono rimasto 10 anni perché sono stato collocato fuori ruolo per andare a fare il consulente della Commissione Antimafia. Se non ricordo male era proprio settembre 91. Benissimo. Comunque è stato un momento. Le chiedo, nel primo semestre lei faceva il pubblico ministero, era sostituto procuratore, giusto? Sì, sì. Nel primo semestre del 1991 si ricorda chi fosse il comandante del nucleo operativo dei carabinieri di Palermo? Ma manco per idea. Non aveva rapporti lei? Ma non lo ricordo. No. Non ho idea. E quindi neanche il comandante del reparto operativo? No, no, non ricordo. No. Avvocato, io vorrei essere molto chiaro, anche se mi dispiace raccontare queste cose, ma le ho già raccontate. Io a mia volta ero stato emarginato e il procuratore Gianmanco mi assegnava solo furti Enel. Sono stato chiaro? Furti Enel. Il vincitore del maxi processo, il trionfatore del maxi processo si occupava di furti Enel. Punto e basta. Allora, Presidente, io sul punto... Poi, cioè, sulle persone presenti in via D'Amelio e sull'ipotetico ufficiale o ufficiali in divisa, carabinieri ufficiali in divisa, a cui il dottor Ayala consegnò materialmente la borsa che teneva in mano, avrei la necessità di fare vedere delle immagini che sono già state acquisite come documento, fanno parte del fascicolo del dibattimento. E non so se c'è la strumentazione utile a disposizione del Tribunale. Avvocato, escludo che dopo 27 anni lo possa rinnovare. Però non lo faccia in prevenzione, dottore. No, io ammetto un mio limite, uno dei tanti limiti che mi affliggono, sapesse quanti sono, che dopo 27 anni io possa da una fotografia riconoscere quelli che ho visto per pochi secondi, in quel momento io lo escludo e sono sicuro che anche lei non ci riuscirebbe. Quindi non perdiamo tempo. Questa si chiama renitenza, sì. Non reticenza. No, si chiama quello che vuole lei. No, se lei insiste su questa visione, come... noi abbiamo la strumentazione. Può darsi anche che, appunto, insomma, erano persone che il dottor Ayala ha visto al Palazzo di Giustizia, quindi credo che sia pertinente questa... Sì, sì, dico, se sì. Insiste su questa domanda, sì. Noi ci attrezziamo e... Non ci si crede. Bene. Sì, e chi lo... Alcune immagini al computer ce le ho. Sì, Presidente, io ho già... Dobbiamo solo accendere... ...dei cerni immagine, sì. Che posso forse riuscire a caricare su una pendrive e consegnare ai tecnici? Non lo so se può essere utile, sto cercando di, sì, diciamo, sì, di agevolare le operazioni. E questo, noi dobbiamo soltanto... accendere. Ma possiamo utilizzare, Presidente, anche il computer del collega, se per lui non è un problema. Tanto, per me non, diciamo, è un problema. Partiamo dal presupposto che... Il problema è che però il Tribunale non vede, le parti non vedono. Io lo so a memoria e non vedo, e solo il testimone può visionare. Vabbè, per carità, allora, come... mettiamo in funzione i nostri potenti mezzi. Va bene, allora io intanto metto memorizzo in una pendrive le immagini. Allora, dobbiamo sospendere per... Allora, noi siamo pronti, abbiamo il tecnico. Presidente, scusi, avvocato da qui, solo per dare atto della mia presenza. Diamo grazie. Atto della... Allora, che immagini dobbiamo... Sì, Presidente, io ho consegnato una pendrive con una cartella delle immagini che a me interessano. Sono tutti dei singoli fermi immagine del video che è già stato acquisito al fascicolo del dibattimento. Vorrei che venisse mostrata per prima
al testimone la immagine con il numero 1, esatto. Immagine col numero 1. E la domanda è questa. Se il testimone... se il testimone è in grado di riferire al tribunale se la borsa di Paolo Borsellino, nel momento in cui lui l'ha avuta in mano, era in queste condizioni, cioè particolarmente bruciacchiata, oppure era in condizioni più incontaminate? Guardi, Presidente, questa parte molto bruciacchiata è sull'anteriore. Io la borsa l'ho ricevuta, cioè questa parte esterna, non la vedevo, l'ho ricevuta, a parte l'ho guardata un attimo soltanto, ma ho visto solo questa cioè parte. La vedeva dall'alto? Diciamo. Dall'alto, ovviamente. Quindi non lo so. Se è questa, sarà stata questa. Sì, no, no, è quella, no? Il punto è che voglio capire in che condizioni era quando lei è stato in contatto con lui. Ah, ho capito, ho capito. Ripeto, avvocato, questa parte, diciamo, anteriore che è più mal combinata, dall'alto io non l'ho vista perché, questo non lo ricordo, mi è arrivata in mano, e ho visto questa parte alta. Lei vede che ci sono... Che mi pare molto meno danneggiata. Sì, però un po' danneggiata sembra. Sì, ma comunque l'ho tenuta in mano, ho fatto tre passi e l'ho dato a questo ufficiale dei carabinieri, tutto è durato 10 secondi. Ha avvertito calore nell'impugnare la borsa? Che io ricordo no. Si è bruciacchiato la mano? No, bruciacchiato sicuramente no, che magari forse un po' calda, forse sì, bruciacchiato no. Ne ha ricordo di aver avvertito Sì, forse un po' di calore sì, ma non, ripeto, non bruciacchiato, cioè non una cosa diciamo che ti dà una reazione forte. Più di questo non è in grado di riferire sul punto, nel senso che devo dire, allora. Può escludere che la borsa fosse invece ancora intatta, non colpita dal fuoco? No, intatta no, anche da sopra si vede, era mal combinata, sì, sì. Beh, poi vuol dire... Vabbè, possiamo andare allora al numero 2. Io lo faccio vedere io. La foto il fotogramma numero 2. Sì. Questo è Mazzamuto. Quindi lei riconosce lì il dottor Nicola Mazzamuto, in quella sì. Persona con la maglietta verde? Questo qui. Sì. Non me lo ricordo là, ma è lui. Si può mostrare a questo punto la foto numero 3? Io le mostro un'immagine che lei, mi pare di capire, ha visto sugli organi di informazione. L'ho da visto, parte. Sì, diverso tempo fa, ma l'ho visto. Sì. Questo è Arcangioli che se ne va. Così, questa è l'immagine del capitano. Ma io non ci sono, io questa immagine... Ecco, io questo le volevo chiedere, rispetto a quelli che possono essere i suoi ricordi sui dati di fatto di sua conoscenza, in questo momento lei è già andato via? Ma certo, io lascio la borsa agli ufficiali, quella consegno, 20 secondi di sollecitazione di Cavallare e me ne vado, quindi a questo punto è chiaro che non ci sono più. Possiamo passare all'altra allora? In queste immagini si vede... Questo è Iovine. Come? Questo è Iovine. Non ho sentito. Scusa il microfono. Questo è Iovine. Sì, Iovine. Iovine il questore, cos'era? Sì, sì, credo che fosse il questore. Forse era stato questore. Era prefetto Iovine. Sì, ma lo ricordo. Ecco, no, ma a me l'immagine che le volevo sottoporre più in particolare è c'è un solo uomo in divisa ed è una divisa da ufficiale dei carabinieri. Sì. Ecco, quest'uomo lei... Anticipo la sua domanda, non me lo ricordo.
non lo conosce. Non lo... E no, il nome non lo riconosco facile. No, e questo... allora colonnello Emilio Borghini, glielo dico io. Lei, questa persona... Grazie per il suggerimento, ma non me lo ricordo. Ma lo conosci? Sì. No, 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 prego, no. Dottore. Dico, c'è un piccolo particolare, sono passati 27 anni, quindi per carità di Dio, io ancora a 74 anni ho una certa lucidità, ce l'ho, ma insomma dopo 27 anni, io me lo riconosco allora, subito, momento... quello non me lo ricordo, non me lo ricordo. Lei, mentre era in servizio come pubblico ministero a Palermo, ha avuto rapporti e quindi ha conosciuto di persona l'allora, non so se fosse maggiore o tenente colonnello o colonnello Mario Mori, comandante del gruppo Carabinieri Mario Palermo. Mario Mori sicuramente. Benissimo. Cioè, questo signore... E anche di Donno. Di Donno. De Donno, che era solo capitano. E che era, esatto, era un capitano. Benissimo. E che era addetto al nucleo operativo. Questo signore, colonnello Emilio Borghini, è il successore di Mario Mori. Quindi, poiché no. Mario Mori lascia Palermo nel 1990... Appunto. E lei siamo. È ancora PM a Palermo? Gli ultimi mesi mi occupavo di Fortienne, Mori lo vedevo quando mi occupavo di altre indagini. Questo qua che lo doveva vedere. È il sostituto Fortienne. Fortienne, perché, il comandante del Rosso. Va bene, e si può passare alla successiva? Qui nell'immagine ci sono pure dei suggerimenti nominativi. Sì. La prima cosa che le chiedo, c'è una persona che viene indicata come Ayala, io le chiedo se lei si riconosce in quella persona. Grosso modo da un'inequivocabile deficienza dei capelli, credo, se non sono io mi somiglia molto, ma penso di essere io. Come vede, si trova accanto in quel momento alla persona che prima lei ha riconosciuto come il dottor Nicola Mazzamuto. Sì, è dietro di me, lo vedo. E poco più in là c'è quella persona che lei prima non ha riconosciuto e che è il colonnello Borghini. Non prima, continuano a riconoscere. Sì, sì, non era non è che qua mi ha aiutato, era un dato di fatto oggettivo. Lei non l'ha riconosciuto. Oggettivissimo. Benissimo. Ora io le chiedo, rispetto a questo momento raffigurato in questa immagine, lei è in grado di riferire al Tribunale se la borsa lei l'aveva già consegnata agli ufficiali dei Carabinieri oppure ancora non l'aveva mai avuta in mano? Guardi, l'unico dato che mi fa pensare che la borsa l'avevo già consegnata, ma non vedo Cavallaro. No, Cavallaro le anticipo che in nessuna immagine siamo riusciti a trovarlo. Ma no. Io lo dico io, dalle immagini no, di video. No, non lo metto in dubbio, per carità di Dio, ci mancherebbe altro. Ma dico, mi pare una cosa veramente strana. Lo so, è strano. No, non lo so dire. Rispetto qua parla... al dichiarato è strano. Rispetto al leggo video, seconda esportazione borsa punto interrogativo, seconda. No, quella è una domanda del tutto congetturale, non c'entra niente. Lasci perdere. Insomma, nel momento in cui io, questa, lo ripetiamo ancora, in questi pochi secondi, io Mazzamuto non lo ricordo. Quell'altro... Sì. La mia domanda era, rispetto ai dati di fatto a sua conoscenza e alla sua memoria, questa immagine è in un momento precedente o successivo alla consegna da parte sua della borsa? Questa è la domanda. E come faccio a dirlo? Secondo me dovrebbe essere precedente, perché poi me ne sono andato via subito. Quindi e quindi come faccio a essere ancora lì? Beh, desumo che deve essere... Perché io appena consegno la borsa, lo ripeto per l'ennesima volta, chiedo scusa per la ripetitività, io ricevo la borsa, consegno la borsa e me ne vado. Quindi evidentemente non potevo essere ancora lì. E allora le devo fare una richiesta di precisazione. Nel ricordo che lei ha, nel momento in cui vede gli ufficiali avvicinarsi a lei e lei consegna loro la borsa, c'era molta folla già a Via D'Amelio? C'era un po' di gente, sì. Chiamarla folla, non lo so, non c'era, altra gente c'era. C'era movimento, gente che si muoveva, che andava, tornava, sì, questo sì. Un contorno, diciamo, di persone. L'ultima precisazione su queste immagini, se ha bisogno chiedo al tecnico di fargliela rivedere, ma lei ne ha memoria perché prima l'aveva riferita, l'immagine di Arcangioli che si allontana con la borsa in mano. Per quel che è la ricostruzione che lei può fare sui suoi ricordi, sugli elementi di fatto a sua conoscenza, quell'immagine è successiva o precedente al momento in cui lei consegna la borsa agli ufficiali? Ma penso successiva. No, per quello che lei può riferire.
Io ho già riferito, io la consegno a un ufficiale, uno dei due ufficiali dei carabinieri, che sicuramente non è attento. Sì, ma siccome lei non ha detto com'è che le è arrivata in mano, in ipotesi del tutto astratta, potrebbe essere arrivata in mano a lei dopo che ce l'aveva Arcangioli in mano. Nulla in questo astratto. Questo mi pare fuori da... Lo ritengo pure io, però... Ma meno male che lo ritiene pure lei. Cioè. Però è un'ipotesi che non si può escludere. Abbandoniamola. Come? Abbandoniamola. Lo esclude, lo esclude. Quindi lo esclude. Quindi lei l'ha avuto in mano prima di quelle immagini di Arcangioli, giusto? Lo possiamo... Certo. Avvocato, mi scusi, non voglio essere ripetitivo. Lo ripeto per l'ennesima. Io ricevo sta borsa e non mi ricordo come era. La tengo pochi secondi per il tempo di consegnarla a due ufficiali dei carabinieri che non sono Arcangioli. Dopodiché ho brevissimo colloquio concitato con Cavallà, che è incredibile come non compaia, ma... e me ne vado. È chiaro che questo è successivo. Non potevo essere più sul posto. Le chiedo, nel caso è una ripetizione, le chiedo scusa, però mi serve. Lei è certo che fossero due ufficiali in divisa, una che lei l'ha consegnata a due, non a uno? No, ho consegnato a uno, a sì, uno nel dei senso, due. Erano insieme, lei... Erano due, uno accanto all'altro, e io l'ho consegnato a uno. Bisognerà vedere di trovare nelle immagini due ufficiali dei carabinieri in divisa. Impresa, credo, ardua. È un problema suo. Sì, di tutti, della verità. Il mio ricordo è preciso. Non so se le, perché il pubblico ministero le ha fatto domande, per me per le immagini va bene così, quindi se si vuole accomodare per me. Ah, grazie. Il pubblico ministero le ha fatto i nomi di alcuni ufficiali rispetto ai quali lei ha detto di non avere alcun ricordo, ricordo. Manco dei nomi. C'è un nome di un ufficiale che io non so se il pubblico ministero l'ha fatto e io non l'ho sentito. Quindi nel caso chiedo scusa per la ripetizione, l'allora capitano maggiore Marco Minicucci. Non mi dice, lei mi ha fatto il nome di Mario Mori e glielo ho detto subito, me lo ricordo benissimo. De Donno, De Donno me lo ricordo benissimo, questi non me li ricordo. Non sì. Va bene. Ora l'ultima questione. A proposito di Giacomo Giuseppe Gambino. Ah, bene. Lei, in epoca successiva alla strage di Via D'Amelio e quindi quando la procura di Caltanissetta ebbe varie indagini e sicuramente una sulla strage di Via D'Amelio, lei ebbe mai contezza, fu mai avvisato di un procedimento a suo carico sulla scorta di dichiarazioni di Giovanni Brusca? A proposito di presunto e magari inesistente favore fatto da lei a Giacomo Giuseppe Gambino e diciamo ricambiato da Giacomo Giuseppe Gambino. Se c'è stato un procedimento forse mi avrebbero dovuto avvertire in qualche maniera. Lei non ne ha mai avuta notizia di dichiarazioni di Giovanni Brusca che collabora nel 1996, diciamo comincia dopo la sua cattura del 20 maggio, dichiarazioni che riguardano la sua persona, lei non ha mai avuto alcuna contestazione da parte della Procura della Repubblica, non le è mai stato fatto alcun avviso, ma... non le è stata data mai alcuna notizia? No. In quegli anni a me interessa. Lo capisco, no, assolutamente no. Brusca, sul Gambino deve continuare lei avvocato. Sì, però. Certo. Lei mi deve spiegare la domanda che ha fatto lei. Stavo andando. Sulla richiesta diamo il tempo stavo di andando. Continuare. Posto che io a lei spiegazioni lei non ho spiegare. Alcun obbligo di darne, ma stiamo arrivando. Bravo. Lei ha mai avuto debiti di gioco delle carte? Mai. Mai? Mai. Lei era, abitué del gioco delle carte? Abitué no, giochicchiavo ogni tanto con gli amici. Ha mai avuto grosse perdite? C'è un problema di 499 ultimo comma. 98 forse. Pertinenza a domanda. Ah. Però, forse io pensavo perché... 198 secondo comma. È su Giacomo Giuseppe Gambino perché Brusca dice che lei ha fatto un favore perché aveva avuto debiti di gioco. Favore a chi? Queste sono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Brusca e Mutolo. Sì, ma il favore in che cosa si è concretizzato? Nella gestione da parte sua di quel processo. Quale? Il maxi processo.
dice pure Brusca, non lo dice solo Mutolo. Ma voglio dire, la domanda che lei ha fatto, secondo me in maniera assai inopportuna, sulla dichiarazione di Gambino Giacomo Giuseppe, che no, dichiara, Gambino Giacomo Giuseppe nei miei confronti dichiara il falso, perché mi attribuisce, ci siamo capiti, Gambino Giacomo Giuseppe è il destinatario, Mutolo dice il falso, perché dice che io avevo chiesto, il favore forse sarebbe stato, che avevo chiesto la condanna a 10 anni pur avendo fatto 50 omicidi. Ho già spiegato, non vorrei ripetere, che la richiesta è stata di 18 anni, anche perché omicidi a carico non ne aveva, ma la cosa che mi pare molto significativa è che alla fine la pena definitiva è inferiore di 2 anni a quella che ho richiesto io. Quindi me lo spiega il favore dov'è. Lei questo lo deve chiedere a Giovanni Brusca e a Gaspare no, Mutolo. No, lei l'ha chiesto a Gambino. Vabbè, abbiamo lei che ha dimestichezza. Abbiamo appreso la risposta, l'ha ripetuta fra l'altro più di una volta. Lei che ha dimestichezza col computer. Perché non va a controllare al computer prima di porre la se domanda? Se io, visto che ho dimestichezza col computer, prendo la dichiarazione di Giovanni Brusca, gliela leggo e lei mi risponde. E me la leggo. Che vuole che le dica? Ma fa parte delle... Assolutamente no, Presidente. Non lo so, siamo arrivati. E allora siamo fuori tema. Assolutamente scusi, no, Presidente. Io a questo tipo di domande, di controesame, anche se dovesse essere considerato come esame, personalmente mi oppongo, perché non dobbiamo dimenticare e perdere il filo che l'imputazione in questo processo a carico dei poliziotti è solo esclusivamente di calunnia aggravata in concorso con Scarantino per via d'amelio. Cosa possa interessarci? La posizione, favore o non favore? Personalmente non ci credo, conoscendo peraltro il dottor Ayala, nei confronti di Gambino Giacomo Giuseppe non riesco completamente a comprenderla. Quindi io sotto questo aspetto ritengo che questo tipo di domanda, in considerazione dell'oggetto del processo, questo tipo di indagine in relazione all'imputazione non può, Presidente, essere. Noi l'abbiamo già detto un po' di tempo fa e mi sembra di capire che non sia neanche un argomento presente nei verbali che sono stati acquisiti, quindi su questo la domanda non è ammessa neanche sull'attendibilità del testimone, no. Perché io in modo leale spiego che secondo me il dottor Ayala ha avuto difficoltà nel poter riferire la verità sulla borsa di Paolo Borsellino. Così rimane. Questa è una sua opinione, sì, che personalmente. La domanda non è ammessa, quindi procediamo. Nessun'altra domanda, Presidente, grazie. Avvocato Greco. Buongiorno, dottor Ayala. Buongiorno. E allora vorrei, riallacciandomi alle domande poste in sede d'esame dal pubblico ministero. Avvocato, scusi, un po' più. Non sente? Sente meglio? No, io sento bene il microfono. Si avvicina il microfono, io sento benissimo. E allora perché mi dice di ripetere la domanda? Perché il microfono è lontano. Ma avvocato, lei lo sa perché è qui oggi? Avvocato, qual è la domanda? Allora, riallacciandomi alle domande del pubblico ministero, lei poc'anzi ha riferito di essersi recato sul luogo dei fatti qualche minuto dopo in compagnia della scorta. È corretto? Io senza la scorta non potrei andare a nessuna parte. Allora, io vorrei comprendere una cosa, non c'è un protocollo secondo cui nel momento in cui si ravvisa una situazione di pericolo la scorta dovrebbe portarla in un punto lontano rispetto a questa situazione di pericolo? Il protocollo lo ignoro, quello che è successo è che io sono sceso, sono salito sulla mia delle 3 macchine blindate e siamo andati là. Poi... Siete andati là? Ma nessuno della scorta, il caposcorta, qualcuno ha posto un riferimento a qualche situazione di pericolo se lei si avvicinava in quel luogo? Ci siamo andati, avvocato, ci siamo andati, ma non ho detto niente. Le ripeto la domanda, nessuno le ha fatto questo riferimento, sì o no? Ma penso di no. Pensa o non lo ricorda? Ma che importanza ha? Ci siamo andati, ma che cosa significa? Che domande sono? Non lo so, per lei può non significare... Sono andata via da me, punto. Ok, lei... Oggi ha riferito diversamente rispetto ai suoi primi, come dire, alle sue precedenti dichiarazioni, facendo sempre riferimento alle domande del pubblico ministero e facendo lei riferimento a una telefonata intercorsa col dottor Loforte 2 giorni fa, immagino, che non era, che il suo ricordo è diverso rispetto a quelli precedenti, rispetto a chi ebbe a con lei riconoscere il... Io non ero sicuro al 100%, se no Alloforte non ci avrei telefonato. Se telefono Alloforte vuol dire che sicuro al 100% non sono. Quando ne prendo atto, ma non le ho fatto questa domanda. La domanda... Vabbè, faccia.
chi era accanto a lei? E non dato me lo che ricordo. C'era qualcuno. Io pensavo lo forte, ma evidentemente se lo forte mi dice no, non posso mettere in dubbio la parola lo forte. Però non era solo nel momento in cui... No, sono arrivato solo, poi è arrivato qualcuno, siccome io ero piegato. Dottor Ayala, se lei mi fa finire la domanda, forse comprende... Io le ho detto, lei comunque non era solo nel momento in cui ha riconosciuto il... Io avevo capito la sua domanda. Io all'inizio ero solo, ero piegato a terra così, con questo... busto bruciacchiato, e guardavo per cercare di capire. Poi a un certo punto, da qui, sicuramente, io ho detto, ma è... quasi senza neanche girarmi, com'è Paolo Borsellino? E chi c'era con me mi ha detto sì sì è Paolo. Un collega? Io pensavo Guido Forte, a questo punto, siccome non posso mettere in dubbio la parola Guido Forte, ci mancherebbe altro, non ho idea chi potesse essere. Però è arrivato dopo, io già l'avevo praticamente riconosciuto, era un briciolo di speranza di poter avere sbagliato. Ma vorrei capire un'altra cosa sempre sulle sue domande precedenti, quindi lei in questo momento non riesce a ricordare com'è che ebbe materialmente a entrare in possesso della borsa, chi gliela diede, se lei entrò in macchina? Ci ho pensato anni. No, sa perché glielo chiedo? Perché lei ha avuto forse un barlume di ricordo quando ha cominciato a guardare quelle immagini. No, nel senso che siccome mi è stata data in maniera tale, io la vedevo all'alto. Ha detto una cosa. Quando ho ricevuto la borsa. No, forse quando mi sono trovato la borsa in mano. No, insomma, lei ha detto poc'anzi. Vabbè, quando mi sono trovato la borsa in mano, insomma, non mi pare. Quando non mi ricordo che qualcuno me l'avrà data, io non me lo ricordo. Ma lei è entrato dentro la macchina? No. L'ha vista dall'esterno? Ha visto all'interno forse della vettura? Forse all'esterno l'ho vista. Ma ripeto, era il momento immediatamente successivo a quello che le ho descritto. E l'identificazione della vettura con quella in cui viaggiava il giudice Borsellino? Sì, quella per il discorso dell'antenna. Della vicinanza? Il discorso dell'antenna sul portabagagli. Quindi benché vi fossero più vetture, lei era certo che quella macchina... No, certo, no, certo, niente. Io, quella era la più vicina all'ingresso e basta. E quella ho visto e basta. Dopodiché si materializza la borsa nelle sue mani? Dopo un po', sì. Sì. Ma a secondi. Mi trovo sta borsa che non mi ricordo. E non si ricorda. E me ne libero immediatamente. E se ne libera immediatamente. Sì. E me ne vado. Senta, lei poc'anzi sempre alle domande del pubblico ministero fa riferimento ad alcune dichiarazioni, forse di componenti della sua scorta o di altri soggetti. Uno, mi è stato citato dal pubblico ministero. Sì, sì, sì. E parla di coperture, forse, di sue... Ma che ne so, siccome parliamoci chiaro. L'ho detto e scritto mille volte. Io sono perfettamente convinto, ripeto, l'ho detto e scritto molte volte, naturalmente senza avere le prove dal punto di vista processuale. Tutto parte dall'attentato della Daura. Quella mattina Falcone, giugno 89, va in ufficio, io sono a casa e mi chiama, ma succedeva spesso. Siccome io avevo l'ufficio al secondo piano e i giudici istruttori erano all'ammezzato, Giovanni spesso mi chiamava per dire, senti, quando arrivo al Palazzo di Giustizia, passa da me che ti devo parlare, ti devo dare un atto, non importanza. E mi telefona quella mattina col solito, non c'erano i telefonini, col solito tono, diciamo, ci sarebbe, Giovanni, appena arrivo passo. Arrivo alla stanza di Falcone e noto un particolare che mi colpisce, aveva mezza barba fatta e mezza no. Di tal che, dico, Giovanni, non discordarsi a farti mezza barba, dice Giuseppe, stamattina la barba non è il mio problema, siediti che ti racconto. Non sapeva ancora del rinvenimento dei 28 candelotti di dinamite in quella borsa, perché questo ovviamente fu accertato dopo, però era stato preso dalla scorta e portato di gran premura per questa borsa sospetta di Subbella. E lì lui mi disse, io, vede avvocato, lei in questo mi comprenderà perfettamente, io posso fare dire a Falcone, a Borsellino, a Caponnetto quello che voglio, tanto sono morti, non mi possono smentire, per cui sono sempre molto cauto sulle cose serie. Questa cosa che sto raccontando la racconto perché siccome subito, come molti forse ricordano, ci furono su alcuni organi di stampa delle polemiche su Falcone antipatiche, della serie l'attentato si è preparato lui, non era vero. Allora Falcone dopo due o tre giorni ha fatto un'intervista, quindi ha reso pubblico quello che aveva detto a me in privato quella stessa mattina, e cioè a dire menti raffinatissime, centri occulti di potere, capaci anche di orientare, ricordo a memoria, le scelte di Cosa Nostra.
Cioè il quadro disegnato da Giovanni, a proposito di quel per fortuna mancato attentato, era un quadro che prevedeva certamente il coinvolgimento di Cosa Nostra, ma non soltanto. Io sono fermamente convinto che lo stesso quadro vale per il 23 maggio 92 e per il 19 luglio 92. Fermamente convinto. Non è roba solo di Cosa Nostra. Dottore, se poi lei mi provi quello che sta dicendo, no, faccio come Pasolini. Ma non ho le prove. Questo è un processo, abbiamo un tema. L'ho sempre detto e scritto. Senta, però mi ha incuriosito questa sua risposta. Quindi lei, diciamo così, come le faccio una domanda proprio conseguente a questa sua digressione, diciamo così. Quindi lei era 4-5 minuti dopo la strage di Via D'Amelio sul posto per quei motivi che ha detto. Ed era proprio qualche minuto dopo anche la tentata strage alla Daura presso la... No, era in ufficio, mi ha chiamato Falcone in ufficio. No, non sono stato chiaro. No, non è stato chiaro. Uno della scorta si insospettisce per questa grande borsa da sub che era sugli scogli vicino a Villa Falcone. Sì, conosciamo bene. Lo prendono, lo mettono in una delle macchine blindate e lo portano al Palazzo di Giustizia. Ok. Giunto al Palazzo di Giustizia, Falcone mi telefona, come tante altre volte, e mi dice: quando viene in ufficio passa prima da me, perché era il piano terra. Ma ripeto, era una cosa che succedeva spessissimo. Ho capito. Quando vado al Palazzo di Giustizia, chiamato da Falcone, apprendo di quello che era successo, i cui contorni, ripeto, non erano ancora definiti, certo, perché i 28 candelotti furono poi, intervennero gli artificieri, suppongo, insomma, neanche Falcone lo sapeva in quel momento. Però il discorso della... Che io racconto, perché lui poi ne ha fatto oggetto di una o due interviste, dei centri occulti di potere, quello non l'ha fatto subito. Senta, dottor Iari, io ho finito quasi completamente le mie domande in sede di contraesame, però sempre su quest'ultimo tema, ma lei, a proposito del potere, dico subito dopo, come dire, questi tragici eventi, ha avuto degli incarichi di governo negli anni successivi? Sono stato sottosegretario 4 anni dopo, 96. E poi ancora? Finì. Lei è stato sottosegretario, mi pare, con due ministri. Sono stato sottosegretario con il grande Flick e con l'eccezionale Oliviero Di Liberto. Esperienze fantastiche. Con governi, si ricorda, D'Alema forse uno? No, altro. Prodi, D'Alema 1 e D'Alema 2. D'Alema 1 e 2. Okay. Sì, 96-2000, con delle e rapporti internazionali per cui... andavamo, io ho capito cosa. Ma aveva ruolo, mi pare, sottosegretario del Ministero della Giustizia, gli interni, aveva altre. No, Ministero della Giustizia. Della Giustizia. E ero, no, avvocato, ero sottosegretario al Ministero della Giustizia. Ok. Anzi, se la dobbiamo dire tutta, dovevo diventare ministro, ma poi ci fu un problema di un accordo precedente di Flick, di Flick con Prodi, per cui. Sottosegretario con ampia vela, con rapporto. Ultima domanda, nell'ambito di queste sue, come dire, attività in ambito governativo, sia pure, diciamo così, allargato, ha avuto a che fare con i servizi segreti? Mai, 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 e me ne guardo bene. Mai? Mai. Va bene, nessun'altra domanda. Ma si immagina la Iala che ha rapporti con i servizi segreti, avvocato? Equivale a una bestemmia questa. Avvocato, da qui. Sì. Posso, Presidente, avvocato da qui? No, riprendendo un attimo la domanda che l'ha fatto il collega Greco, lei dopo il fallito attentato alla Daura ha pensato che non era solo mafia, non ha prove processuali, ha detto... No, ma ha detto Falcone. Ecco. Ora, allora, avvocato, capisco, prego. Faccio una piccola premessa, io il mito dell'infallibilità di Falcone non l'ho mai coltivato, però Falcone aveva due caratteristiche che hanno reso alle mie orecchie molto credibile. La prima è che era un uomo di grande cautela, cioè non era uno che si lasciava andare facilmente. E la seconda che era una persona con una capacità di visione, al di là del processuale, si intende, che io raramente in vita mia ho riscontrato. Ora, vabbè, dico questa... Per cui mi sono fidato di questa sua diagnosi. Sì. Non perché è infallibile, può aver sbagliato. Perché cosa le disse in particolare il dottore Falcone? Mi disse... In merito a questa... A questo, che non era solo Cosa Nostra. Lei parla della Daura, avvocato? Sì, certo. No, poi, mi disse che questa non è roba solo di Cosa Nostra. E basta, lei non ha potuto... I centri occulti di potere, che sono servizi... Cioè non è che... Servizi deviati, verosimilmente. Quindi si riferì ai servizi deviati.
Le fece riferimento. Ma poi lui ha fatto, ripeto, lui ha fatto due interviste, quindi non sì, è, sì, sì. A me non ha detto nulla più di quello che ha detto nelle interviste. Lei, quindi basta leggere le interviste e si vede. Mi perdoni, lei allora svolgeva la funzione pubblico ministero, giusto? Io pubblico ministero, perfetto. Certo. Ecco, dopo il fallito attentato, dopo la strage di Capace e Via D'Amelio, lei questa diagnosi, sia pure ancora sulla base embrionale, eccetera, ha avuto modo di approfondirla anche? No, di approfondirla no, perché ero in Parlamento, l'ho detto in tutte le occasioni. Io, avvocato, io ho smesso di fare il pubblico ministero, l'ho già detto molte volte, sì. Però la memoria si può dire. No, vabbè. Nell'estate del 91. Sì, perfetto. Consulente alla commissione antimafia, brevemente, perché poi le Camere sono state sciolte all'inizio del 92, candidato, eletto, parlamentare. Un'ultima domanda. Dopo la strage di Capaci, lei ha avuto modo di interloquire col dottore Borsellino in merito a questa tragica vicenda? Cioè, e l'ho raccontato stamattina, una volta. No, io purtroppo mi scuso, ma sono arrivato. Ah, avvocato. Sono irritato. No, ma lei rispondo lo stesso. No, se hai già risposto. Ho già risposto. Già. No, vabbè, allora la mia domanda, poi il Tribunale valuterà se è ripetitivo o meno, è questa. Dopo la strage di Capaci, lei si è incontrato con Paolo Borsellino? Penso al Palazzo di Giustizia, quando c'era la Salma di Giovanni, saremmo visti con tanti colleghi. Le occasioni, no, ho capito la sua domanda. Esatto. Colloqui privati, specifici, no, noi piangevamo e non mi vergogno a dirlo, sempre. Disperati. Tutto qui. Sì, infatti, dico, lei si incontrò a giugno col dottore Borsellino? Sono andato io, l'unica volta che ho messo piede al Palazzo di Giustizia. No, in questa circostanza, lei mi pare ha già risposto, però magari sollecitando la sua memoria. Nessun problema. Ha avuto modo di parlare delle, diciamo, del movente e di quello che parlava, ci deve essere dietro? No, perché le dico subito, intanto perché penso che Paola pensasse come me quando lui la pensa nella stessa maniera, cioè? Non, che non fosse solo il fatto di mafia, ne siamo perfettamente convinti, e lui sicuramente pure, ma siccome io andavo per una ragione specifica, che era la sollecitazione ricevuta da Nino Caponnetto, il discorso è cominciato, guarda, io ho detto la verità, dico guarda Paolo, mi ha chiamato Nino, è preoccupato. Dico, come siamo comandati? Dico, lavori troppo, sei stressato, non gli piace. E lui gli mi disse la famosa frase, sì, hai ragione, però mi resta poco tempo. Dopodiché, avvocato, ma lei al posto mio avrebbe fatto lo stesso, che gli dice perché mi dici che hai poco tempo. Sbracammo tutti e due, non mi vergogno a dirlo, e dopo un poco lui mi accompagnò alla porta e me ne andai. Vabbè, non tutto ho altre domande, Presidente. Io per il verbale sono l'avvocato di Gregorio. Dottor Aiola, due domande soltanto. Dal momento in cui arriva in Via D'Amelio fino a quando va via, ricorda se ha visto persone che potessero, che conosceva o che potevano essere appartenenti ai servizi di sicurezza sul posto, intendo? Avvocato, se io conoscessi quelli dei servizi segreti, noi non avevamo sono idea. Cariche anche no, la domanda perché non è che sono, a posto suo la domanda l'avrei fatto lo stesso. Voglio dire, io non avevo idea, non abbiamo mai avuto nessun rapporto. Le ho detto giusto. Anche se perché anzi, siccome dico, eravamo c'è un a luglio, particolare scusi, che siccome eravamo a luglio e c'era caldo, lei ha visto persone anche vestite in modo strano, cioè giacca, cravatta, vestite in modo tale da essere notate, perché no, non era questa c'erano, la c'erano delle altre persone, però francamente. Però a proposito del discorso dei servizi, io sono stato citato come testa al processo Contrada all'inizio, dai colleghi della Procura di Palermo, perché mi ero confidato con qualcuno di loro, non ricordo assolutamente chi, di una strana, no, di una cosa che mi ha detto Falcone, perché all'epoca, parliamo degli anni Ottanta, Contrada lavorava con l'alto commissario per la lotta contro la mafia e una mattina venne in Procura della Repubblica, non so bene da altri colleghi, è andato pure, entrò anche nella mia stanza a salutarmi, l'alto, il rappresentante dell'alto commissario, eccetera, eccetera. L'abitudine nostra a Palazzo di Giustizia in quegli anni era che noi lavoravamo in ufficio anche il pomeriggio per ovvie ragioni, perché le carte che ci volevano tirare per portarsela a casa. Conosciamo e quindi io lavoravo al secondo piano, come dicevo, verso le 7:30, 8:15 scendevo alla mezzatura Falcone, sapevo dietro la libreria dove era nascosta la bottiglia di Chivas e ci prendevamo un dito di whisky e una sigaretta che Falcone allora ancora fumava, di fine giornata, non si parlava necessariamente di lavoro, anche di lavoro. E quel giorno gli raccontai così, come non mi aveva colpito la cosa. Dico, stamattina è venuto a trovare Contrada, dico, e lui mi ha detto testualmente a cura a Contrada.
che tradotto in italiano vuol dire stai attento al contratto. C'è bisogno di tradurlo, l'abbiamo capito. Va bene, non mi ha motivato le ragioni, però io ho recepito. Un'altra cosa, visto che va, comunque faceva il pubblico ministero, quindi l'avversione per la conoscenza dei servizi l'abbiamo capita, ma delle forze di polizia no, perché ci collaboravate evidentemente. Lei ha riconosciuto sul posto, dal momento in cui entra in via D'Amelio a quando va via, soggetti della Polizia di Stato di Palermo? Guardi, che conoscessi no, non lo so dire, ma sa, io capisco che queste domande forse a posto vostro le farei. Il punto è che io entro in via D'Amelio, non potrei fare oggi pomeriggio tornando a Palermo. Io entro in via D'Amelio e trovo delle cose che è difficile descrivere. Quindi io guardavo, credo il braccio, perché mi sembrava un braccio femminile, della Lois su un albero, ho visto delle cose. Quindi le persone, avvertivo la presenza, ma guardavo, dovevo evitare anche pezzi di carne umana. Comunque la risposta è non ha no, le persone c'erano sicuramente, non certo, sono arrivato il primo, sì, no, assolutamente, c'erano le persone. Non ha riconosciuto nessuno? No, non credo. Che si ricordi, no? No, assolutamente. Non ho altre domande, grazie. Sì. Le parti civili hanno esaurito loro? Allora, il difensore dell'imputato? Nessuna domanda. Una sola, Presidente, sulle domande che sono state poste in sede di controesame. La sua risposta è, come dire, implicita già in quello che ha detto, però serve per un ulteriore fine. Nella foto che le è stata mostrata, gli è già stato chiesto maggiore Minicucci, credo fosse all'epoca, e le ha detto che non lo conosceva, non ha mai avuto a che fare. Allora io le chiedo cortesemente di vedere nuovamente la foto e di vedere esattamente se nella persona che è raffigurata con la maglietta verde lei può riconoscere, oltre al dottore Mazzamuto, di cui le è già stato chiesto, anche il maggiore Minicucci. Sì, c'è una persona effigiata lì con la maglietta verde. Sì, credo che la freccia sia un po' spostata e viene indicato Mazzamuto, forse nella foto. Se... Allora voglio capire. Si vede una maglietta. Sì, esattamente. Se mi rendo conto, ma la domanda, come dire, serve ad altre motivazioni. Se in quella foto, vedendo quella foto, lei è in condizione di dire se quella persona può essere il dottore Mazzamuto o il maggiore Minicucci. Siccome prima abbiamo visto e l'ho riconosciuto subito Mazzamuto, prima che mi avesse chiesto la maglietta verde, sì, nella prima foto, diciamo. Sarei portato a pensare che è Mazzamuto, però mi dica lei se si può riconoscere. No, ci non lo so. Lei, ci provi lei, io non ci chiedo. Siccome non lei. Era l'unica persona con la maglietta può verde, che sia Mazzamuto. Contesto in via da me. Per questo glielo chiedevo. No, lo capisco. Va bene, grazie, non ho altre domande. Va bene, non ci sono altre domande. Può andare, grazie. Grazie a voi. Sulla maglietta verde? No, Presidente, è il mio testimone. Ah, è il suo? Vabbè. Sì. Solo una precisazione a proposito di quanto è stato riferito a proposito dell'incontro avuto con il dottor Falcone nella mattina del 21 giugno 89. 89, certo. Lei ha detto, mi disse, passa da me. Sì. A proposito di questo colloquio, le chiedo se... fece espresso riferimento, cioè utilizzò queste parole, servizi segreti. No. Secondo me... Usò le stesse parole che probabilmente si riferivano anche ai servizi, che usò poi nell'intervista, e lui li chiamava centri occulti di potere. Le stesse parole dell'intervista poi presa a Saverio Lodato. Sì. Tant'è vero che le dirò di più. Siccome di Falcone conoscevo bene anche la grande riservatezza, naturalmente... prima di fare quelle interviste non mi aveva avvertito, non avevamo parlato, quindi per me fu una grande sorpresa vedere, anche perché era un'intervista dal contenuto, insomma, non banale. E io gli ho detto, Giovanni, come ti viene intesa? E lui mi ha risposto, ma così la finiscono, e così capiscono che io ho capito. Ah,
Ha capito, avvocato? Ho capito. Così capiscono che io ho capito. Era un messaggio che voleva mandare. Quindi fu un atto, diciamo, deliberato, quello di mandare questo messaggio bravo, con l'intervista. Deliberato e determinato, come ho detto prima, ma voglio ripetere, dalla indegna campagna di stampa. Che si era fatto l'attentato. Che lui si era fatto l'attentato. No, dei giornali che dicevano che, che l'attentato non era vero, se l'era fatto lui. E che poi fu censurata nella sentenza della Cassazione con i nomi dei personaggi. Bravissimo, perfetto, perfetto. Terza e ultima cosa. Siamo sicuri che è l'ultima? Sì. No. In questa conversazione si fece il nome di Bruno Contrada? No, no, no. Di Contrada l'ho testimoniato sì, anche, me la fece in quell'occasione quando io, non pensando di raccontargli chissà che, questa mattina andavo a trovare Contrada, che era una novità. E lui mi disse a cura Contrada. In quell'occasione no. Lì. E io poi l'ho deposto, sono stato chiamato a deporre al processo No, e io l'ho chiesto riferito. Su quell'incontro. In quell'incontro? Sì, no. solo quell'incontro. Sì. Vabbè, nessun altro modo. Però a cura Contrada è significativo, no? Bene. Non è una frasetta così. Bene, grazie. Grazie, Presidente. Buongiorno. Buongiorno.